I cittadini su questo guado d'incesso si arrabbiano molto e anche l'amministrazione, per quel che conta, si arrabbia molto. Quest'opera a noi ci sa un pochino di beffa, devo essere onesta, perché già la precedente amministrazione si era spesa, io ricordo l'assessore Simoni, che aveva le deleghe prima di me alla protezione civile, si era molto speso con la provincia per avere l'autorizzazione a realizzare il guado del cesto. Solo per avere questa autorizzazione ci sono voluti quasi 2 anni. L'opera che ci hanno consentito di realizzare è un guado a raso, quindi già di per sé una funzionalità limitata, perché guado a raso significa che nei periodi di piena ci deve passare sopra l'acqua. Ci siamo accontentati perché è meglio di niente, quantomeno avere un'opera che si possa utilizzare. Abbiamo fatto visionare il progetto alla città metropolitana, che all'epoca aveva le competenze come polizia idraulica. Abbiamo messo la direzione lavori al consorzio di bonifica, proprio perché il comune non ha competenze idrauliche, abbiamo appunto coinvolto gli enti preposti. Ci ritroviamo un'opera che non è assolutamente ben realizzata, che non è adeguata e che non è funzionante. Magra consolazione sapere che costa solo 7.500 euro e che comunque quei 7.500 euro non sono stati pagati alla ditta, perché ovviamente noi non siamo affatto soddisfatti del lavoro. Io la scorsa settimana ho fatto una riunione con il consorzio di bonifica e con il Genio Civile regionale, che ha assorbito le competenze della città metropolitana, per mettere in fila una serie di problemi che abbiamo sul territorio, ma anche per chiedere una risposta chiara e definitiva e adeguata per il guado del cesto, anche perché la regione investe moltissimo sulla ciclopista dell'Arno. Noi come comune di Figline Incise abbiamo intercettato 450.000 euro circa di finanziamento, è inutile spendere tutti questi soldi se poi non si garantisce la continuità del percorso, diciamo, tra San Giovanni e Figline, proprio perché il cesto non è guadabile, non è attraversabile. Quindi io risollecito anche pubblicamente gli enti preposti a darci una risposta e a darci una risposta efficace.